Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Eu sou o Alê. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. E hoje, galera, é um vídeo diferente, né? Depois de 3 anos, a gente aí divulgando a Terra Plana, batendo na NASA, eu vou abrir uma exceção. Eu vou ter que dar a razão aí, né, para os nossos opositores, os defensores do globinho imaginário, os defensores da NASA, né? Os globaloides e os nasanáticos. Muitos deles são as mesmas pessoas, né? Então é assim, galera, né? Uma reclamação deles que a gente só bate na NASA, né? Não, a gente só bate na NASA, É que eles não assistem todos os vídeos, né? Então, no vídeo de hoje, a gente não vai bater só na NASA, na ESA, na JAXA. A gente vai também bater na Roscosmos, certo? Que é a agência aí espacial russa, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Olha só isso aqui que aconteceu lá em 1970, nessa década aí, mais ou menos, tá? Programa Lunokhod. O programa Lunokhod foi um programa espacial feito pela União Soviética para enviar uma série de sondas lunares robóticas a pousar na Lua entre 1969 e 1977, né? O Lunokhod 1A de 1969 foi destruído durante o lançamento. O Lunokhod 1 de 1970 e o Lunokhod 2 de 1973 pousaram na Lua. Pousaram na Lua, tá? Vocês já vão ver o pouso. Enquanto o Lunokhod de 1977 não foi lançado, as missões bem-sucedidas estavam em operação simultaneamente com uma série de demonstrações aéreas de missões lunares, que orbitaram e aterrizaram durante os programas Zond e Luna. Os Lunokhods foram projetados principalmente para apoiar as missões lunares tripuladas soviéticas e para serem usados como robôs de controle remoto automático para explorar a superfície do satélite natural e enviar fotografias. Os Lunokhods foram transportados para a superfície lunar através da nave espacial Luna, que foram lançados por foguetes Protons. As sondas do programa foram desenhadas por Alexander Kemurdzian. Eu acho que é isso aí. E daí é que continua, fala mais umas bobagens aqui. Então é o seguinte, galera, agora vocês vão ficar com um vídeo aí. Ele tem 17 minutos, tá? Mas ele tem uma intenção, esse vídeo. Na verdade, duas intenções. A primeira é fazer vocês rirem, darem muita risada, galera. Porque aqui, o que vocês vão ver é dito como verdadeiro. Vocês vão ver que tecnologia suprema, galera. Nossa, é uma coisa de louco, tá? A gente tinha pequenos trechos, mas encontrei a matéria inteira sobre esse programa aí, Lunokhod, tá? E a segunda intenção é o seguinte, tá? Eu quero ver qual canal que defende o Globo, defende a NASA, essas viagens supostas espaciais aí, que vão ter coragem de reagir a esse meu vídeo aqui, tá? E dizer que essas imagens são verdadeiras, tá? Eu quero saber qual desses caras aí que nos persegue, nossos haters aí, que vai ter coragem de dizer que as imagens que eu vou mostrar aqui são verdadeiras, né? Então, o sistemático, olho de rapina, físico turista, dentre outros aí, defensores da bola imaginária, né? Defensores de supostas viagens espaciais, tá? Eu quero saber se vocês vão bater no peito, não, isso aí é real. Isso aí é real, Alê. Ou vocês são xenofóbicos, não defendem a Rússia. Ai, ai. Então, galera, fiquem com o vídeo, deem muita risada, compartilhem aí pra esses caras, né, assistir. Eu quero ver qual vai ser a reação desses caras aí, tá? Programa Lunokhod, pouso na Lua. Olha as imagens, galera, olha isso. Então, fiquem com o vídeo, galera. Muito obrigado pela sua presença, é sempre muito agradável a sua companhia. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Guida oggi il Luna Mobile ad una distanza di quasi 400.000 km. Vedo la superficie lunare. Avanti in prima. Pur non essendoci ancora un cineoperatore sulla Luna, possiamo però immaginare che sia andata così. La stampa mondiale ha parlato del nuovo miracolo russo nel cosmo. Il Lunamobile, hanno scritto i giornali, è la fantasia divenuta realtà.
è stata sottolineata la coerenza del programma spaziale sovietico e la sua grande importanza per l'umanità. Luna Mobile 1. 17 novembre 1970. Il veicolo portato sulla Luna, equipaggio del centro per i più lontani collegamenti cosmici. La direzione generale è affidata al comandante, cui spettano le decisioni definitive. Il Luna Mobile è sulla Luna. Attenzione, ciascuno al proprio posto. Viene effettuato il collaudo dell'esploratore cosmico. Su comando da terra vengono calate le plance. Надаю команду Іван 6. Команда пройшла. Сигнал устойчивый, изображение хорошее. Камера пишет панораму. Il segnale è costante e l'immagine buona. Il primo panorama lunare che ha permesso di avere un'immagine delle località del mare delle piogge dove si è posata la stazione Luna 17. Il mare delle piogge è il più grande mare circolare della Luna ed è cosparso di crateri. Il posto dove è discesa la stazione è però relativamente piano. Studiato l'ambiente, viene deciso di mettere in moto il Luna Mobile. Movimento in avanti di 10 metri. Ho capito. Il Luna Mobile ha toccato la superficie della Luna. Si apre la batteria solare. Signal растет. Есть максимум. Вижу лунную поверхность. Поверхность ровная. Vedo una spianata lunare con delle piccole pietre, avanzare di 5 metri. Avanti in prima. Il Luna Mobile compie i primi passi. È un veicolo di grande interesse tecnico e scientifico. È composto di due parti fondamentali, la sezione delle apparature e il telaio semovente su 8 ruote. Complessivamente pesa 756 kg. Nella sezione delle apparature sono disposti gli strumenti e i sistemi che permettono al Luna Mobile di lavorare e gli strumenti per effettuare gli esperimenti scientifici. Creando il Luna Mobile, i progettisti hanno studiato anche la possibilità di impiegare veicoli cingolati in grado di camminare e persino di saltare. È stato preferito il telaio montato su 8 ruote perché è dimostratosi più adatto a muoversi sul suolo lunare, dove la gravità è 6 volte inferiore che sulla Terra. Ogni ruota ha un proprio motorino elettrico. Ciascuna delle 8 ruote quindi ha una trazione indipendente. Se una o anche alcune ruote dovessero bloccarsi, il veicolo non perderebbe la sua mobilità. Il Luna Mobile è in grado di superare vari ostacoli, di svoltare in movimento e di rigirarsi sul posto. È quindi un elettromobile. E da dove prende l'energia elettrica? Gli uomini hanno imparato a trasformare l'energia solare in quella termica ed elettrica. Su Luna Mobile è installato un trasformatore di energia solare in quella elettrica. Per l'assenza della coltre atmosferica, ogni chilometro quadrato della superficie selenica riceve un'enorme quantità di energia solare, quasi paragonabile all'intera potenza della grande idrocentrale del Dnieper. Ciò ha permesso di ridurre sensibilmente le dimensioni della centrale elettrica del Luna Mobile. La batteria solare fissata sul coperchio della sezione apparature trasforma l'energia solare in quella elettrica che alimenta l'intero sistema del Luna Mobile.
Ancora di recente solo gli autori di fantascienza parlavano di lunodromi. Oggi sono ormai una realtà. Nell'estremo oriente subitico è stata trovata una zona assai simile alla superficie lunare. È qui che è stato collaudato il telaio del Luna Mobile. Gli occhi del Luna Mobile, senza le camere televisive, sarebbe impossibile guidare il veicolo. Le immagini televisive vengono trasmesse sulla Terra tramite l'antenna direzionale. I telefotometri permettono di ottenere i panorami lunari e di effettuare le osservazioni astronomiche. La posizione del Luna Mobile viene accertata mediante il sistema di orientamento astronomico puntato sul Sole e la Terra. Per proteggere le apparecchiature e i sistemi del Luna Mobile dai forti sbalzi di temperatura, c'è un sistema termoregolante. Esso assicura il necessario regime di temperatura all'interno della sezione apparature. Durante la notte lunare, quando la temperatura scende a 130 gradi sotto zero, la stufa isotopica, riscaldando il gas che circola all'interno della sezione apparature, mantiene una temperatura ambientale. Durante il giorno, invece, quando la temperatura sale anche oltre i 150 gradi, l'eccedenza di calore della sezione viene dispersa nello spazio cosmico. Tutti i sistemi del Luna Mobile e la piattaforma di discesa sono stati ripetutamente controllati e collaudati in condizioni terrestri quanto più vicine alla realtà lunare. Il Luna Mobile viene sistemato nella termobarocamera, dove vengono create le condizioni lunari, il vuoto cosmico, basse temperature, imitazione del flusso dei raggi solari, l'irradiazione termica della Luna. L'accurata preparazione sulla Terra ha assicurato il sicuro funzionamento sulla Luna del laboratorio semovente. Nel primo giorno lunare, esso ha percorso 197 metri. Sono state seguite le prime osservazioni e indagini scientifiche. All'approssimarsi della notte selenica è stato scelto il posto di parcheggio del Luna Mobile con orientamento verso est. Per conservare nella sezione apparature il calore è stato chiuso il coperchio. Mentre subentra la notte lunare, esaminiamo più da vicino l'apparecchiatura scientifica del laboratorio semovente. Il radiometro misura l'intensità del flusso dei raggi cosmici provenienti dal Sole e dalla galassia. Il telescopio a raggi X serve a misurare queste irradiazioni extragalattiche. Lo spettrometro effettua rapide analisi della composizione chimica del suolo lunare. Il penetrometro comunica invece le proprietà fisico-meccaniche del suolo selenico. Il riflettore angolare ideato dagli scienziati francesi permette di eseguire la localizzazione tramite il laser. Prendono parte a questo esperimento l'osservatorio francese dei Pic du Midi e l'osservatorio astrofisico della Crimea. L'osservatorio sovietico della Crimea dispone di uno dei più grandi strumenti astronomici. Qui funziona l'impianto laser per effettuare la locazione della Luna nel punto di parcheggio del Luna Mobile. Il raggio del laser riflesso torna indietro. Il tempo impiegato permette di misurare la distanza tra la Terra e la Luna. È terminata la notte lunare. Come avrà sopportato il Luna Mobile il terribile freddo cosmico? Sarà in grado di muoversi? Temperatura в отсеке лунохода плюс 20 градусов. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Все системы лунохода... Tutti i sistemi del Luna Mobile funzionano normalmente.
Оценка обстановки. Слева 10. A sinistra 10 c'è una pietra, distanza 5 metri. Справа, на расстоянии 8 метров. A destra, a 8 metri di distanza, c'è una fila di sassi alta più di 50 centimetri. Решение. 2 метра назад. Indietreggiare di 2 metri e svoltare di 60 gradi a destra. Движение. Первое назад. 103. Луноход движется. Una mobile in movimento. Первое вперед. Si è mosso. Ricomincia il complesso di ricerche scientifiche. Nel secondo giorno lunare, oltre alle indagini scientifiche, è stato controllato il sistema direzionale del Luna Mobile, effettuando numerose manovre, spostamenti a varie velocità, aggiramenti e superamenti di ostacoli. Le condizioni sono peggiorate, ripide salite, pietre, crateri. Il Luna Mobile ha trascorso la seconda notte selenica in un grosso cratere. Il Luna Mobile è un laboratorio semovente. È stato notato che durante il periodo del sole inquieto le radiotrasmissioni terrestri subiscono forti disturbi e l'intero pianeta è colpito da calamità naturali. Lo studio dei processi solari e la loro influenza sulla Terra è ostacolato dalla coltre atmosferica e dal suo campo magnetico, i quali però proteggono la vita del pianeta dalle micidiali radiazioni. Il campo magnetico e l'atmosfera impediscono tuttavia lo studio, con gli strumenti terrestri, del Sole, del plasma solare, dei raggi X e cosmici. Neanche le apparecchiature installate sugli stratostati e sui razzi permettono di assolvere pienamente i compiti di tali ricerche. La Luna, priva com'è dell'atmosfera e del campo magnetico, costituisce una piattaforma ideale per gli studi astronomici. Il Luna Mobile è il primo laboratorio scientifico extraterrestre. È terminata la seconda notte, di nuovo il dilemma. Ce la farà il Luna Mobile ad uscire dal cratere? Si ribalterà? Aumenta il dislivello. La corrente e la temperatura delle ruote sono normali. È inserito il sistema di protezione angolare. Usciamo dal cratere. Siamo usciti dal cratere. Il robot lunare è di nuovo in cammino. Viene posto un nuovo importante compito: riportare Luna Mobile al punto di partenza. In futuro una tale manovra diverrà indispensabile per riportare sul razzo, per essere spediti sulla Terra, i campioni dal suolo e i vari materiali scientifici raccolti dal Luna Mobile. Apparsa la stazione Luna 17, da dove è iniziata l'incredibile spedizione selenica. La meta è stata raggiunta, l'eccezionale esperimento è stato adempiuto con grande precisione e nei termini prestabiliti. Il dottore in scienze fisico-matematiche Yuri Surkov ci parla ora dei primi risultati degli esperimenti e indagini scientifiche. Il programma di lavoro del laboratorio Luna Mobile 1 era stato calcolato per 3 mesi, comprendenti 4 notti lunari, ma le condizioni del veicolo sono risultate così buone da poter lavorare anche nel 5° giorno lunare.
In questo periodo sono stati percorsi oltre 7.000 metri ed effettuata la prospezione di 1 milione di metri quadrati di superficie selenica. La lunga esistenza di Luna Mobile 1 sulla superficie selenica, le sue possibilità di movimento e la molteplicità dei compiti hanno permesso di raccogliere una grande quantità di nuove informazioni scientifiche sul rilievo lunare, sulla composizione, struttura e proprietà del suolo, sulle condizioni climatiche di radiazione sulla Luna, sulle radiazioni solari e dalla galassia. Grazie a Luna Mobile sono stati impostati dei nuovi esperimenti scientifici. Innanzitutto la locazione lunare tramite il laser, che ha permesso agli scienziati sovietici e francesi di stabilire con grande esattezza la distanza tra la Terra e la Luna. Un nuovo esperimento effettuato con Luna Mobile è lo studio delle radiazioni X dalla galassia, che ha fornito molti ragguagli sia sui lontani corpi celesti, galassie e stelle, che sull'universo in generale, sulla sua origine ed evoluzione. Lo studio della Luna continua. Buon viaggio, primogenito dei trasporti extraplanetari. Soggettista Yevgeny Ryabchikov, regista Yevgeny Kuzis, operatori Anatoly Martins.